sono Giusella Finocchiaro, sono professoressa nell'Università di Bologna, insegno diritto di internet e diritto privato e da molti anni, ormai da ben più di 30 anni, mi occupo di diritto e tecnologia. E faccio questo perché corrisponde alla mia passione e alla mia curiosità, oltre che naturalmente essere diventato il mio lavoro. Nostalgia di futuro è una bellissima frase che indica e designa questa occasione di incontro in cui si discute di innovazione, ma anche di cultura e anche di umanità, per mettere insieme persone che lavorano nell'innovazione e pensano al futuro. Io credo che la giurisprudenza in parte sia ancora in fase di definizione, il diritto in parte sia in fase di definizione, ma non credo che siamo nel Far West o che siamo nella pagina bianca. Credo che molte regole ci siano già, che queste regole le possiamo utilizzare, che alcune manchino e che sia necessario uno sforzo prima ancora culturale e poi giuridico per adeguare le regole al mondo in cui viviamo. La consapevolezza da parte del pubblico è fondamentale. Noi non possiamo pensare di lavorare soltanto sulle regole, dobbiamo lavorare tantissimo sulla cultura, sulla conoscenza e sull'educazione. Se veniamo a un tema di cui si discute oggi, quello dell'intelligenza artificiale, il problema non sono soltanto le regole, ma anche fare capire a chi utilizzerà e a chi fruirà dell'intelligenza artificiale che cosa significa questo. Quindi essere consapevoli del fatto che c'è un'artificialità, che alcuni linguaggi sono sintetici, che alcune immagini non corrispondono alla realtà. Creare consapevolezza è fondamentale per applicare le regole. Le regole da sole non bastano. Beh, le istituzioni sono fondamentali per educare, per promuovere la conoscenza, per promuovere la consapevolezza, per fare rispettare evidentemente le regole e per definire il campo di gioco. Beh, questo tipo di eventi serve per mettere insieme le istituzioni, le persone che fanno cultura, chi riflette, i giornalisti, le autorità, è un'occasione di incontro importantissima.